video recensione e oggi siamo qui per parlare del volume numero 5 di The Walking Dead Raccolta, l'edizione proposta da Salda Press che raccoglie tutti quanti i capitoli della serie ideata da Robert Kirkman in 8 volumoni da circa 500 pagine ciascuno. Se non avete visto le precedenti 4 video recensioni in cui vi parlo appunto della storia di The Walking Dead dal punto di vista di qualcuno che non l'aveva mai letta prima, cioè me, potete andare a trovare gli altri video su bettaste.it. Siamo arrivati al volume numero 5, questa volta la storia, ovviamente, scritta da Robert Kirkman, con i disegni di Adler, il chiaroscuro di Rathborne, e per il capitolo 20, che è l'ultimo capitolo presente all'interno di questo volume, abbiamo gli inchiostri di Stefano Gaudiano. Bene. Volume numero 5 di The Walking Dead, dai capitoli 17 al 20, vi lascio qui nello schermo i 4 nomi dei capitoli, e il capitolo 17 è l'entrata in scena di Negan. Io non ero pronta. Che dirvi? Che cosa posso dirvi di questa serie di capitoli? Che non ero assolutamente pronta. Ma adesso entriamo nel merito dei miei commenti a proposito di questa parte di storia di The Walking Dead che si apre con l'entrata in scena di Negan al capitolo 17 e arriva fino a Guerra Totale, parte 1, che è il capitolo 20. Bene, naturalmente parlando di questi capitoli farò spoiler, perché stiamo leggendo insieme The Walking Dead, per cui se non avete letto questa parte di storia non vi conviene guardare questa video recensione.